Carissimi amici e amiche, non avevo in programma alcun video oggi, però non ho resistito al desiderio di essere in vostra compagnia parlando degli argomenti che amiamo. E allora oggi non avevo un'idea precisa riguardo al video da fare, ma poi ho pensato che potevo parlarvi dei precetti o aforismi di Elena Blavatsky, uno per ogni giorno dell'anno, e quindi sono andata a guardare cosa dice la Blavatsky relativamente al 5 dicembre. Allora ve lo leggo. Grande uomo è colui che è a prova d'adulazione, di vanità, di ingiustizia e d'amore per il fasto e il potere. Ecco, io trovo che questa frase sia veramente, veramente adatta all'epoca in cui viviamo, perché tutti non riusciamo a fare a meno della vanità, dell'adulazione, del sentirsi uno superiore all'altro. Ecco, quando invece in realtà siamo tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi problemi, ma poi è ben misera vittoria quella che possiamo detenere soltanto sentendoci superiori agli altri, se abbiamo non so, una posizione preminente nel lavoro o nella vita sociale o nelle amicizie. Quindi questo dirsi tra di noi che siamo tutti soggetti alla miseria umana, io sono meglio di te in questo, in quest'altro, veramente la competizione, la rivalità e l'ambizione, veramente secondo me non andrebbero, andrebbero abbandonate. Vediamo ancora, sempre nel mese di dicembre. Ecco, naturalmente queste frasi che vi leggo sono tratte da Gemme d'Oriente, ogni tanto tiro fuori questo bellissimo libro della Blavatsky, ho già fatto altri video, ma veramente sono una miniera inesauribile di precetti validissimi. E ne prendo qualche altro. E, vediamo un po'. Ecco, non lasciare che gli incidenti ti turbino, o che oggetti inutili assorbano i tuoi pensieri, ma mantieni la tua mente tranquilla e distaccata per essere pronta ad apprendere qualsiasi cosa buona. È vero, spesso noi riempiamo la nostra mente di spazzatura, perdonatemi il termine, quindi di pensieri, come dice la Blavatsky, pensieri o oggetti inutili, che però sono dannosi, perché inquinano la nostra mente e non lasciano passare invece i pensieri buoni, i pensieri utili, i pensieri positivi. Ecco, e quindi questi pensieri sono paragonati proprio a incidenti che arrivano nella nostra mente e che ci impediscono poi di apprendere quanto di buono invece potremmo apprendere. Vediamo ancora. Gestisci tutte le tue azioni, parole e pensieri, memore che puoi lasciare la vita in ogni momento. Ecco, noi delle volte pensiamo che non lasceremo mai questo nostro corpo fisico, che non andremo mai al di là del velo o non ci pensiamo. Invece io credo che se noi viviamo pronti a morire in ogni momento, consapevoli che la morte, l'amica morte, può bussare alle porte della nostra esistenza, quando meno ce l'aspettiamo, perché noi non lo sappiamo, ecco, quando passeremo al di là del velo. Ecco, io penso che se noi viviamo ogni giorno pronti a morire, vivremo meglio, cioè nel senso che noi dobbiamo ogni giorno regolare i conti con noi stessi e con gli altri, in modo da raggiungere il più possibile la pace interiore della nostra coscienza, così che la sorella morte, quando arriverà, non ci troverà impreparati e probabilmente andremo in un posto migliore. Vediamo qualche altro concetto. Ecco, cosa importa morire? Se gli dèi esistono, non puoi soffrire nulla, poiché essi non ti faranno alcun male. Ecco, gli dèi non ci faranno alcun male. E se gli dèi non esistessero o non si curassero dei mortali, allora per l'uomo varrebbe la pena di vivere in un mondo senza dèi? L'esistenza degli dèi, afferma la Blavatsky, e il loro interesse nelle vicende umane è vero al di là di ogni controversia. Ecco, poi quindi affidiamoci tranquillamente agli spiriti buoni che ci proteggono durante questa nostra esistenza terrena, e che probabilmente ci proteggeranno anche quando saremo al di là del velo.
Ecco, anche questa frase è bellissima. Non dipendere da aiuti esterni, né affidare ad altri la tua tranquillità. In poche parole, non rinunciare alle tue gambe per stare su delle grucce. Benissimo. Quindi le grucce sono gli aiuti che gli altri possono dare. Invece soltanto noi, soltanto le nostre gambe possono aiutare noi stessi. Quindi dobbiamo fare affidamento soprattutto su noi stessi. È verissimo. Ecco, è anche il giorno 21. Non pensare di essere offeso e le tue lamentele cesseranno. Cessa di lamentarti e non sarai offeso. Ecco, quindi il non lamento, vi dico sinceramente, tra tutti i validissimi precetti teosofici e anche buddisti, il non lamento, sinceramente, è quello che mi riesce più difficile, però mi rendo conto, via via che vado avanti in questa mia incarnazione, di quanto invece sia importante non lamentarsi. Ecco, bellissimo anche questo, giorno 23. Momentaneamente la tua natura è separata, ma fra non molto svanirai nel tutto. Sarai riportato in quella ragione universale che ti ha conferito l'essenza. Quindi la nostra essenza più vera è quella che ritroveremo al di là del velo, nella nostra ragione universale, così la chiama. Allora, per concludere. Se dipendi troppo servilmente dalle belle parole d'altre persone, non sarai degno della tua stessa natura. Certo, noi sviliamo la nostra natura se dipendiamo dal giudizio degli altri. Bellissimo. E infine, affidati sicuro nelle mani del fato e lascia che esso ti faccia attraversare qualsiasi destino ti piaccia. Che non vuol dire rassegnazione, ma affidarsi proprio a uno spirito universale, a un'essenza divina superiore, alla giustizia universale, alla sacra legge del karma che tutto regola, la legge della causa e dell'effetto. Carissimi, questo video di a suo modo improvvisato, perché oggi non pensavo di parlarvi di questa bellissima opera della Blavatsky, però la Blavatsky e i teosofi sono sempre nel mio cuore, sempre nel mio cuore e ormai da 4-5 anni della mia vita. Vi mostro il simbolo bellissimo della società teosofica, e non vi è religione superiore alla verità, del quale magari farò poi un video a parte oggi o qualche altro giorno. Ecco, vedete, vi ho parlato dei simboli occulti, ma non ancora di questo che è il più potente in assoluto, vedete. È che non mi sentivo degna, ancora non mi sento degna, diciamo, di parlare della società teosofica, che per me è qualcosa di eccelso e di grandissimo. Mi commuovo anche parlandone. Ecco, vedete. Allora, con questa commozione bellissima di gioia e di amore verso la società teosofica e verso tutti voi, vi saluto, vi mando un bacio, a presto dalla vostra Patti.